Ultimo weekend senza campionato per la Serie B, che sabato pomeriggio vedrà di nuovo il torneo cadetto in campo per la giornata numero 29. Il Pescara alle 18 giocherà quello che può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto contro la Juve Stabia. Campania più uno in classifica rispetto ai biancazzurri di Le Grottaglie, che tuttavia hanno a disposizione quello che può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, perché Manuel Pucciarelli, arrivato in riva all'Adriatico nella sessione invernale di calciomercato, di fatto con il Delfino sulla maglia non ha ancora mai giocato. Lo stop al primo allenamento, la lesione al tendine adduttore e quando si intravedeva la possibilità di tornare a giocare, ecco il lockdown, il blocco dei campionati e tutto rinviato a chissà quando. E invece adesso sembra essere davvero arrivato il momento per l'ex attaccante di Empoli e Chievo Verona, società dalla quale era stato prelevato. A lui, ma non solo, si affida il tecnico biancoazzurro per aumentare il peso offensivo di un Pescara che nelle ultime 7 partite prima dello stop aveva messo insieme la miseria di 6 reti. 2 col Cosenza, 1 col Cittadella, 1 col Crotone e altri 2 con l'Ascoli. Nel 2020 invece sarebbero 9 in 9 partite. Troppo poco dunque per cullare sogni di gloria, soprattutto considerando che negli ultimi 2 match, quello con lo Spezia e l'ultimo irreale e non per la mancanza di pubblico col Benevento, la difesa è stata bucata 6 volte senza mai riuscire ad andare in gol. Con Pucciarelli insieme a Galano e con Maniero prima punta, Le Grottaglie deve provare ad invertire il trend offensivo senza che a dargli una mano possa essere Marco Tumminello, ricaduto nel secondo infortunio stagionale. Un'annata che definire sfortunata è un eufemismo per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, aspettando sempre che Bojinov sia al massimo della condizione. Anche il bulgaro avrebbe dovuto lavorare a campionato in corso per essere pronto al rush conclusivo. Adesso ha ricominciato a farlo da qualche settimana e quando sarà al 100% può rappresentare una valida alternativa per la prima linea. Ma attenzione ai giovani, perché Borrelli nella prima parte di stagione ha retto il peso dell'attacco e Bocic ha dimostrato qualità anche a gare in corso e il Cosenza ne sa qualcosa. Per la Serie C invece la seconda parte del mese di giugno sarà quella della vera e propria preparazione agli spareggi che valgono la promozione in Serie B, dove attendono già Monza, Vicenza e Regina, promosse dal Consiglio federale non più tardi di una settimana fa. Nella giornata odierna il Teramo si sottoporrà al secondo ciclo di tamponi, a cui si aggiungeranno anche i test sierologici. Quelli effettuati giovedì scorso hanno avuto un buon responso, tutti i calciatori biancorossi sono risultati negativi e da domani le sedute individuali dovrebbero finalmente diventare collettive. Di Mascio sa che non potrà avere a disposizione Costa Ferreira, praticamente out fino alla fine della stagione causa intervento di pulizia alla caviglia sinistra, così come non potrà disporre di Fiore e di Matteo sulla corsia mancina. Tra la società e quest'ultimo potrebbe essere alle porte un contenzioso, ma la questione contratti in scadenza 30 giugno, cioè un giorno prima dell'avvio dei playoff, è questione che riguarda anche altri 2 tesserati, Tomei e Magnaghi. Il primo, a meno che non ci siano decisioni che proroghino gli accordi oltre quella data, sarebbe libero da vincoli contrattuali, perché di rinnovo col diavolo non sembra esserci neppure l'ombra. Il discorso di Magnaghi è diverso, ma porta pressappoco alle identiche conseguenze. L'attaccante è in prestito dal Pordenone fino al 30, per questo si cercherà di capire se l'orientamento del calcio italiano sarà verso una proroga fino al termine della stagione sportiva e, nel caso, se il giocatore o la società di appartenenza vorranno comunque far proseguire l'avventura in biancorosso. Per questo, Di Mascio lavora su un Teramo baby che possa non considerare troppo queste defezioni nel caso dovessero esserci.